Complimenti per come ha tenuto botta al sindaco uscente Francesco Menna, non sono bastati i tanti voti, non è bastato questo apparentamento, però nel suo volto, tra virgolette possiamo metterla così, la gioia per vedere i volti di quelle persone che le sono state a fianco fino adesso. Sì, infatti dando i complimenti a Francesco Menna, la città ha scelto lui e quindi ha premiato quello che io ritenevo un sistema sbagliato di amministrare questa città, ma la democrazia è questa, quindi i pastesi hanno scelto. Per me è stata un'esperienza umana, 25 anni che sono in consiglio e batterò tutti i record, perché arriverò a 30, penso che non esiste altra persona che abbia fatto questo, quindi comunque una città che mi ha ancora una volta riconosciuto un ruolo di opposizione che svolgerò nei modi e nei termini che saranno quelli giusti. L'esperienza, c'è una vittoria anche nella sconfitta. La mia vittoria è aver ripreso un centrodestra che non esisteva, ecco, mi voglio lasciare questo, averlo depurato di alcune componenti che fino ad oggi hanno sempre danneggiato e fatto perdere il centrodestra, portato a questo livello, e spero che da questa sconfitta possa nascere una classe dirigente e quindi una persona che possa essere candidata a sindaco e riportare di nuovo il centrodestra al governo di questa città. Il gruppo umano mi ha talmente commosso, io ho fatto tante campagne elettorali ma mai ho visto un gruppo come questo, che sono rimasti vicini tutti fino all'ultimo giorno. Ecco, questa è forse la cosa che più mi dispiace, non è tanto quella di non essere diventato sindaco di Vasto, questo nella vita ci sono altre soddisfazioni, ma l'aver conosciuto questo gruppo umano e purtroppo averlo conosciuto nel momento sbagliato, in un modo in cui era impossibile vincere, perché Vasto era in preda a un'amministrazione che ha usato i 5 mesi che sono derivati dalla malattia del Covid per fare tutto quello che in 5 anni non ha fatto, e quindi aver diciamo in qualche maniera dovuto affrontare questo tipo di campagna elettorale mi è dispiaciuto molto. Questo gruppo umano meritava ben altro terreno di gioco. Ecco, ci sarà tempo per fare un'analisi approfondita, un'analisi a caldo, ma quello che poi in questi minuti le viene in mente, che cosa non ha funzionato in questa campagna elettorale o soprattutto in queste settimane di ballottaggio? Allora, intanto l'apparentamento lo rifarei in ogni momento, quindi Alessandra Notaro e Alessandra Cappa sono state assolutamente persone serie e hanno fatto esattamente quello che avevano preso impegno di fare. Quello che invece forse non è stato altrettanto chiaro è chi, perché poi era questa la partita, se al primo turno finisce 53-47 e poi chi si è candidato per andare contro il sindaco Menna mette i suoi rappresentanti nelle liste del PD o fa dichiarazioni di equidistanza, chiaramente qualcosa non va. Quindi a un certo punto è chiaro che chi non ha assunto una posizione chiara ha spinto i suoi elettori ad andare a votare per Menna. Il dato è questo: Menna è cresciuto nei consensi e i nostri sono rimasti sostanzialmente gli stessi, quindi credo che l'analisi sia chiara. In opposizione che cosa vi batterete soprattutto dall'inizio? A questo punto faremo l'opposizione e non cercando sponda come abbiamo fatto in 5 anni con le altre opposizioni, faremo la nostra opposizione, il centrodestra tornerà a essere centrodestra e quindi ci cominceremo a caratterizzare e cominceremo a rimettere dei paletti per far capire che c'è una differenza, c'è un centrosinistra, c'è un 5 Stelle e c'è un centrodestra. Il centrodestra ha una folta pattuglia, perché oltre alla nostra composizione ci saranno anche Alessandra Cappa e Alessandra Notaro, cercheremo di lavorare insieme, questa esperienza non termina qui e ripeto, porteremo a creare il nuovo presupposto per poter governare Vasto. Studio, se ci sono domande. Sì, volevo chiedere a Gian Giacomo che tipo di opposizione farà, che cosa ha in mente a livello di opposizione per contrastare per quanto possibile, per seguire le sue idee, l'azione amministrativa di Menna. Che opposizione farete, se ha già delle idee su come poi opporsi a quello che sono le idee di Menna? Allora, l'opposizione è un brutto termine, noi siamo una minoranza della città, saremo quelli che dovranno controllare l'operato di questa città e abbiamo sempre sostenuto che la legalità non è stata sempre al primo posto nell'amministrazione, tant'è vero che in 5 mesi sono state fatte cose che non potevano essere fatte, perché in 5 mesi, oltre il tempo ordinario di amministrazione, si fa solo l'ordinario. Qui sono stati fatti asfalti, che non è certamente una cosa ordinaria, sono state inaugurate opere, sono stati appaltati progetti, addirittura fatte anche varianti, parziali varianti del piano, per esempio penso a quello fatto intorno al cimitero. Quindi voglio dire, faremo in modo che si ripristini la legalità e poi porteremo anche le nostre proposte, quindi tutto quello che noi abbiamo chiesto di fare come amministrazione cercheremo di essere da pungolo al sindaco e che lo porti lui come amministratore per poterle realizzare.